Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi volevo spiegarti in tre livelli come poter approcciare ad un blues in solo guitar style partendo da un esercizio di botta e risposta accordo scala accordo. Partiamo subito col primo esempio, quello più semplice, alternando l'accordo di la settima con la prima scala blues, per cui avremo un'altra volta. Bene, in questo semplice esempio stiamo alternando con questo tipo di cellula ritmica, quindi giù, 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 giù. Vedi, sono quattro volte giù, dove l'ultima volta andiamo a suonare due corde. Guarda, quinta, quarta, terza e poi insieme seconda e prima. Dopo questo frammento ritmico andiamo ad alternare la scala blues, la blues maggiore, in moto discendente. 4, 1, open, 2, 1, open e concludiamo sulla tonica. Dopodiché riprendiamo l'esercizio e suoniamo nuovamente la nostra cellula ritmica, ma questa volta partiamo dal suono basso. Benissimo, adesso ti risuono l'esercizio. Ancora. Bene, dopo aver tutto sotto controllo per quanto riguarda l'accordo di la settima e la scala di blues maggiore di la, andiamo adesso a essere un po' più creativi, quindi passiamo con lo step numero 2, un po' più creativi sulla stessa scala. Proviamo. Vedi, ho provato ad alternare qualche suono della scala di la blues in maniera creativa, ma puoi farlo anche con una semplice nota, ad esempio così. Eccetera, giusto per cominciare a sviluppare la lateralizzazione, quindi l'approccio accordo scala accordo, perché quello che risulterà difficile sarà proprio il momento in cui dobbiamo abbandonare la parte armonica e andare verso quella melodica e viceversa. Adesso il terzo step è quello più complicato, ma anche quello che ti dà maggiore libertà, perché è lo stesso esercizio ma andando a spostare la nostra scala blues lungo tutta la tastiera, per cui avremo più avanti, ancora avanti, ancora avanti, avanti, e adesso torno indietro, ancora indietro. Vedi,
questo chiaramente è più difficile perché dobbiamo innanzitutto andare a imparare la scala blues maggiore lungo tutta la tastiera, ma poi chiaramente ci allontaniamo e dobbiamo sempre ritornare in prima posizione. Ho fatto questo esercizio cercando di rendermi la vita semplice, quindi suonando verso il basso. Quindi con la mia mano destra, o se sei mancino con la tua mano sinistra, puoi plettrare semplicemente verso il basso. Oppure puoi utilizzare il pollice. Oppure la tecnica fingerstyle. Chiaramente questo puoi farlo come preferisci, con la tecnica che preferisci, ma la cosa importante è imparare ad alternare un accordo con una scala, quindi può essere anche un'altra scala, un altro accordo. Adesso, quando poi sarai diventato padrone di questo tipo di alternanza, potrai divertirti in maniera creativa e quindi anche rompere lo schema fisso, ritmico e armonico, quindi farlo diventare un vero blues. Quindi in questo caso ho provato ad alternare gli accordi di La Blues con la stessa scala, quindi cercando di farlo diventare un vero e proprio blues in solo guitar style. Bene, per questo video è tutto. Se questi contenuti ti piacciono, ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale. Se ti va, puoi lasciare un commento nella sezione dedicata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!